Filippo. Non sono arrivati i punti, però a mio avviso la squadra questa sera ha fatto una prova ottima ed è in crescita. Sei d'accordo con questo fatto che dopo 6 turni appunto siete in crescita? Sì, assolutamente. Purtroppo usciamo da questa gara con l'amaro in bocca perché non siamo riusciti a portare punti a casa. Però abbiamo giocato con una squadra veramente forte che è stata molto più brava di noi a sfruttare le occasioni che ha creato. Però abbiamo dato tutto, e siamo rimasti in partita fino alla fine, e abbiamo creato diverse palle gol, purtroppo non siamo riusciti, specialmente nell'1-1, a indirizzare la gara a nostro favore, però abbiamo 4 giorni per preparare nel migliore dei modi la sfida col Bologna e ce la metteremo tutta per fare una grande gara anche a Bologna. Ciao Filippo, buonasera. Due annotazioni. La prima è un feeling particolare con quella porta, perché hai segnato un gol contro la Fiorentina, ma soprattutto hai segnato tutte e due le romane, sia la Lazio lo scorso anno che la Roma quest'anno. E l'altra cosa invece che ti voglio dire, è che ho detto anche al mister, è che comunque a me è piaciuto moltissimo come avete chiuso il primo tempo e come avete reagito al gol subito dalla Roma nel momento in cui voi stavate mettendo veramente in difficoltà Mourinho e la sua squadra. Sì, abbiamo avuto una grande forza nel reagire a entrambi i gol loro. Siamo riusciti a creare diverse occasioni per poter pareggiare questa gara, però purtroppo ci è mancato qualcosa per fare gol. Io sì, diciamo che quella è la porta che mi porta fortuna, infatti vediamo se ci fanno giocare sempre di là, primo e secondo tempo, se mi fanno questo favore a me, perché faccio gol solo in quella porta, quindi speriamo. Filippo, il mister ha parlato di un orgoglio, no, che ha nei vostri confronti, non solo per la partita di oggi, ma anche per quello che mettete settimanalmente in campo, vi ha particolarmente elogiato. Ti chiedo da capitano quali sono le tue sensazioni sul gruppo, perché è un gruppo comunque nuovo, dove ci sono tanti innesti nuovi, tanti ragazzi giovani. Ti chiedo, a questo punto della stagione, che già un po' di partite sono state fatte, a che punto siete? Sì, quest'anno sono arrivati diversi giocatori nuovi, hanno dato subito grande disponibilità e siamo molto contenti di come ci stiamo allenando e stiamo seguendo tutte le idee del mister con massima determinazione. Siamo un gruppo unito, io penso che ci siano veramente le basi per poter fare una bella annata. Questa è una categoria che purtroppo quando sbagli ti punisce subito, quindi dovremmo essere bravi nel curare tutti i dettagli, perché anche le partite precedenti siamo riusciti ad andare sopra, erano gare che potevamo portare a casa la vittoria, però magari a volte nei gol abbiamo sbagliato quel dettaglio che ci ha fatto perdere punti. Stasera è stata un'ottima gara che abbiamo giocato a viso aperto, quindi ripeto, c'è grande rammarico, però il gruppo è veramente unito e usciamo da questa gara con la consapevolezza di essere una squadra forte che possiamo dire la nostra contro tutti.